Thank you.
Eccomi in arrivo. Dovremmo esserci. Mi sentite molto molto bene? Non sono in ritardo, sono assolutamente in orario. Boom! Come state? Eccoci qui. Un'oretta sempre puntuale, sempre puntuale. Un'oretta assieme, chiacchieriamo di quello che volete. Vietato parlare dei miei capelli, che a questo punto ho deciso di andare all in e quindi diventeranno lunghi. Ormai la decisione è presa. Quindi parliamo di tutto quello che volete. La sedia è super comoda, grazie mille. Quindi, come funziona? Per chi non avesse mai visto la live, stiamo un'oretta qui. C'è una chat, io cercherò di leggerla il più possibile. C'è sotto una barra qui con scritto: non verranno più lette le domande, ma questo non è vero, lo togliamo e le domande verranno lette. Per fare una domanda, come funziona? Andate sotto, c'è un bottone con scritto: fai una domanda. Oppure potete utilizzare un comando in chat con scritto punto esclamativo super chat e il bot vi aiuta a fare tutto. È tutto molto easy. C'è già una domanda di Azodamelkita, che sicuramente è così, la vedete sotto la mia personcina in questo momento. Per il resto, ne approfitto prima di partire per ringraziare, non lo faccio mai abbastanza, per tutti quelli che si iscrivono qui su Twitch. Certo, lo fate perché miglior streamer europeo e su questo non ci piove. Però comunque lo apprezzo lo stesso. Very appreciated. Quindi, molto bene. È tutto molto ben spiegato. Quindi c'è una domanda, partiamo da quella. Tutte le domande che verranno fatte, ovviamente col bottone o con il punto esclamativo super chat, cerco di rispondere al meglio delle mie capacità, tenendo conto del fatto che al solito il venerdì io sono indietro di 24 ore sulle notizie perché il venerdì faccio altro. Quindi, mi raccomando, Azzo Damelkita, quando semmai tutto finirà, il Covid, si instaurerà una nuova normalità? Diventeremo tutti più schivi e mascherinati? Oppure di contrapasso ci saranno trenini, feste saponate e bunga bunga? Bella domanda. Cosa succederà alla fine del Covid? Questa è la domanda che mi stai facendo. No, ecco, non vorrei iniziare le live al solito parlando di cose brutte, però best faccione EU, grazie mille Elena, best faccione EU. Allora, non... vediamo, come la mettiamo? Ovviamente io sono sulla barca, no? Come al, cioè, qua è proprio palese. Sono un essere umano come gli altri esseri umani nel mondo. Quindi il Covid impatta su di me come impatta sugli altri. Quindi ho tutto l'interesse perché questa roba finisca. Ciononostante, finire è un termine un po' opinabile, no? Dipende da cosa intendiamo con finire. Il virus c'è. Il virus esiste adesso. È parte della nostra realtà. È molto improbabile pensare che questo virus, che ha dimostrato di essere così veloce ed efficace nel mutare, quando tutti quanti ci saremmo fatti il vaccino, sparisca. Tutti quanti adesso so che c'è questo desiderio, perché anche io ce l'ho, che il Covid non sia più, finito, basta. Però è molto improbabile che noi riusciremo ad eradicare, in appena un anno peraltro, un virus che già sta dimostrando molte mutazioni e quindi molte varianti. Quindi, come metterla? Io non credo, sinceramente, per rispondere alla tua domanda, che ci sarà un tutto finito. E credo che invece si instaurerà una nuova normalità, come hai detto tu. Non dubito che inizieremo a girare per sempre mascherinati, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, notate come anche in Israele, no, dove hanno un buon livello di vaccinazione, un ottimo, quello migliore al mondo, tuttora le mascherine, sì, non si mettono più all'aperto, anche perché i contagi all'aperto sono quelli che sono, ma si continuano a mettere al chiuso. Quindi non è che hanno detto, vabbè, basta mascherine, è tutto finito. Io non credo che questa questione del basta mascherine è tutto finito, sì, la vedremo a breve. Non credo che la vedremo in estate, non credo che la vedremo dopo l'estate, non credo che la vedremo quest'anno, ecco, sinceramente. Quindi,
So che vedo che già c'è della depressione in chat, però io credo che ci saranno dei cambiamenti. Quindi sì, il fatto che adesso siamo molto, molto più attenti di base, no? Quando vediamo le persone anche nelle serie TV, vi capita che vedete le persone nelle serie TV tutte assieme, dite wow, queste persone sono molto vicine, cioè, grande pericolo, un po' perché effettivamente dopo un anno di conditioning su questa cosa qua, sicuramente è entrato nelle nostre cose. Ci sono gli aspetti positivi, nessuno si stringe più la mano, spero che questa cosa la terremo per sempre in questa nuova normalità, basta stringersi la mano, super sbagliato, però credo che sì, credo che ci sarà, cioè, non credo che passeremo subito ai trainini, alle feste saponate, al bunga bunga, cioè, quelle cose ci saranno ovviamente, no? Ovviamente ci saranno le feste, le cose, però credo che non ce lo dimenticheremo facilmente, no? È una cosa che ha segnato le vite di tutti in questo periodo e non ce la dimenticheremo così facilmente. Non sarà una roba che diremo vabbè è finita, non credo. Mi chiedo ad esempio una cosa che si diceva spesso prima, quando si notava come in Giappone già esisteva la questione di mettersi la mascherina chirurgica quando stai male, noi lo fai per gli altri, per non contagiare gli altri, che è una questione di rispetto che manca nella nostra cultura, che è molto più individualista, soprattutto quella italiana, che è molto, molto sprezzante nei confronti degli altri, della cosa pubblica. Si diceva, da noi questa cosa non potrà mai arrivare. Invece mi chiedo se effettivamente un pochino questa questione dell'uso della mascherina in certe situazioni la impareremo da questo percorso. Quindi io sono sicuro che qualcosa impareremo. Non sarà quel discorso tipo ne usciremo migliori, come si era detto, no? Ah, ne usciremo migliori, perché quella è una cosa che ci stavamo raccontando e non ne stiamo uscendo migliori, siamo i soliti, ovviamente. Però che non impariamo niente dai percorsi che abbiamo fatto, dalle esperienze che abbiamo vissuto, mi sembra un po' improbabile, mi sembra un po' difficile. Tutti quanti alla fine siamo un po' frutto delle cose che abbiamo fatto, no? Nel bene e nel male, alla fine quando ti trovi a dover risolvere certi problemi, a dover affrontare certe fasi della vita, certe questioni, guardi sempre al passato e a che cosa hai imparato. Quindi se hai già avuto delle esperienze in un certo modo, di un certo tipo, a quelle peschi da quelle diventano i tuoi aneddoti, e poi comportano atteggiamenti molto differenti a seconda ovviamente del tipo di persona che sei, ma anche delle esperienze che hai avuto. Quindi io dubito che ci dimenticheremo di tutto e diremo vabbè, è passato, non sarà così, non sarà così. Abbiamo quasi eradicato l'influenza, ma non è vero, l'influenza non l'abbiamo affatto eradicata, non l'abbiamo eradicata, l'influenza ha continuato a contagiare un sacco di gente tutti gli anni, siamo riusciti ad affrontarla a un certo punto, ma non l'abbiamo eradicata, l'influenza continua a esistere, continua a mutare e noi inseguiamo le mutazioni, però continua a mutare, quindi non l'abbiamo eradicata. Tu dici ok, ho capito adesso il commento. L'abbiamo eradicata perché usiamo molto più la mascherina. Non avevo capito. È vero, c'è molta meno influenza quest'anno. Corretto, è vero. Perché di nuovo siamo stati costretti a fare questa cosa qua perché la gente moriva. Con l'influenza moriva poca gente, quindi era impensabile ovviamente imporre l'uso della mascherina, eccetera, eccetera. Quindi, boh, non lo so, io non credo, io credo che qualcosa impareremo, sinceramente. È possibile che il Covid diventi una sorta di influenza a questo punto? Potrebbe essere, immagino, no? Potrebbe essere. Immagino che a un certo punto potremmo iniziare magari davvero a vaccinare soltanto le persone veramente a rischio, farlo ogni anno, fare i richiami. Chi lo sa? Ovviamente, guardate, la questione sono i morti. Cioè, il problema, questa cosa l'ho detta spesso, sono i morti. Quando non ci saranno più così tanti morti,
a livello sociale il discorso cambierà completamente. Le chiusure diventeranno insostenibili. Già adesso sono inaccettabili. Guardate come dopo un anno il lockdown, tipo devi tornare a casa entro le 22, quindi già quello è percepito come un super lockdown, non è più considerato accettabile, perché a un certo punto i morti sono molti di più dell'inizio, perché a un certo punto tutto diventa relativo, a tutto si fa l'abitudine, tutto diventa, e le persone sono in grado di sacrificarsi tra virgolette per gli altri, soprattutto se gli altri sono virtuali, sino a una certa, poi basta, per ragioni oggettive, per ragioni sociali, quindi quando i morti saranno molto meno la questione sarà completamente diversa, ne son sicuro di questo, ne sono sicurissimo. Vedo che vengono date delle emoti, che non ho mai ben capito questo sistema. Alessandro Masala, nuova domanda. Alessandro Masala mi chiede: opinione sul nucleare non presente nel Next Generation EU? Allora, sì, ce l'ho un'opinione. L'opinione è questa. Negli ultimi anni abbiamo visto questo riemergere del nucleare, no? Come forma di energia pulita, che si contrappone a un sacco di energie cosiddette sporche, inquinanti, ad altissimo impatto ambientale, che progressivamente diventano più inaccettabili, no? Soprattutto appunto con l'ingresso di questi nuovi standard ecologici di riduzione delle emissioni, che sono molto vicini, sembrano lontanissimi, sono molto vicini. 10 anni sono veramente pochi, no, per arrivare ai tetti di emissione imposti dall'Europa, che sono 50-60%, no? Dipende dai paesi in realtà, eccetera, però ecco, più o meno quelle sono i tetti, che poi piano piano immagino verranno aumentati. E c'è stato tutto, negli ultimi anni c'è stato una sorta di movimento per riportare il nucleare a un movimento, intendo proprio di, non voglio dire di marketing, però sì, nel senso, per presentare il nucleare con una luce diversa, per cancellare più le paure che esistono attorno all'energia nucleare, soprattutto nel nostro paese, ma in generale. In realtà il punto è un po' questo, che il Next Generation EU non è soltanto quella roba lì, innanzitutto non è soltanto energia, e ha delle scadenze abbastanza brevi in realtà, cioè è un piano di rinnovamento che ha delle scadenze, beh, ora non mi ricordo esattamente, comunque sono pochi anni, per dare uno slancio alle nazioni affinché inizino a intraprendere un percorso. Io credo che edificare delle centrali nucleari richieda più tempo, ma soprattutto che non rientri nel discorso dell'innovazione. Mi spiego. Non che l'energia nucleare non si sia rinnovata, non sia migliorata nel tempo, è esattamente il contrario. Ma c'è un'attenzione maggiore attorno alle cosiddette energie rinnovabili, no? E al creare, sto cercando delle parole per non dire delle fesserie, al dare degli incentivi e creare delle strutture, delle sovrastrutture, che, come possiamo dire, che invoglino le aziende ad andare in quella direzione lì. Dire costruiamo più centrali nucleari non ha niente a che vedere con questa visione, credo. È semplicemente stiamo costruendo più centrali nucleari. Non ci vedo un grosso incentivo allo sviluppo di energie alternative, di modi di fare alternativi, di riconversione di
boh, che ne so, dell'Ilva, no? Come possiamo fare per... L'Ilva è la prima scemenza che mi è venuta in mente. Come possiamo fare per rendere più green l'Ilva, che è una delle cose più inquinanti d'Italia? La costruzione di centrali nucleari non credo che si innesti in questo binario, mentre, che ne so, l'Ilva che adesso funziona con un certo tipo, non lo so come funziona l'acciaieria sinceramente, con un certo tipo di modi per azionare l'alto forno, ad esempio, per riscaldare l'alto forno, che ne so, si può fare in altri modi, si può fare utilizzando altra energia, si può fare elettricamente, che ne so. Penso che la filosofia dietro al Next Generation EU sia un po' questa qui. Nulla vieta poi alle nazioni di investire nel nucleare. Io credo che non sarebbe una cattivissima idea, l'ho sempre detto. Ho delle perplessità rispetto a... al fatto che tanti continuano a dire che è una tecnologia vecchia. Non mi sembra che però tutti siano d'accordo su questa cosa qui. Anzi, quindi... non ci trovo nulla di male di base nel nucleare, però ecco, se non è nel Next Generation EU è perché credo non sposi quella particolare filosofia che ha a che fare con l'aspetto green del Next Generation EU, che in realtà copre, lo sapete, vari aspetti, non è soltanto la questione green. Vediamo un po' cosa scrivete. Il nucleare non supporta il verde positivamente, ma negativamente. Anziché essere verde di per sé, consente di rinunciare ad altre forme di energia inquinanti, scrive Nario Thunder 99. Io non credo che sia necessariamente così. Nel senso, io queste cose le vedo complementari, non le vedo così in contrasto. Il punto è che per sviluppare le tecnologie che ci permettono di essere più green abbiamo bisogno di molto sviluppo e abbiamo bisogno quindi di molta energia. Questa energia in qualche modo va prodotta. Le risposte alla... dal mio punto di vista, le risposte... io non ne so niente, cioè, quindi state chiedendo ovviamente alla persona sbagliata, però da un punto di vista meramente di approccio. È stato, secondo me, proprio sbagliato dire non ci serve più il nucleare perché abbiamo il fotovoltaico, perché le due cose non sono in questo momento perfettamente sovrapponibili, non sono per niente sovrapponibili. E la chiave dello sviluppo tecnologico, in questo senso, ce l'ha in questo momento l'attuale comparto industriale di sviluppo, che ovviamente viaggia con delle energie che non sono rinnovabili, perché sarebbe ridicolo pensarlo, no? Che ne so, Tesla che fa le macchine, per dire la scemenza, elettriche... non è che l'ha fatto tutto tutto quello sviluppo non è arrivato ovviamente con soltanto energie rinnovabili, immagino. Quindi il fatto che queste due cose non possano coesistere in una visione futura a me è sempre sembrato un po' una cosa strana, un po' un errore. Magari mi sbaglio, magari arriva adesso qualcuno di voi super informato, super tecnico, mi dice che non è così. Però in generale, io personalmente, se avessi avuto questo potere, avrei impostato tutto il discorso contro le energie fossili. Cioè, perché il problema sono quelle, sono le energie fossili. Tanto più che dobbiamo anche pensare che alcune... i più grandi... i paesi che più inquinano, a parte gli Stati Uniti che inquinano molto a prescindere, ma i paesi che più potenzialmente inquineranno in futuro sono le economie in crescita. È l'unico modo di l'unica maniera di permettere che queste che questi grossi colossi non inquinino così tanto è che esistano delle alternative almeno sufficientemente non dico che abbiano lo stesso costo, però sufficientemente sostenibili dal loro punto di vista.
Perché se noi cerchiamo di imporre l'uso invece di tecnologie costosissime, che però non rendono magari così tanto, perché devono essere ancora sviluppate, eccetera, magari ci risolviamo il problema noi in casa, però poi fuori il problema non è risolto. Siccome sappiamo bene che non è soltanto l'Europa la questione, questo mettere il nucleare contro le rinnovabili mi è sempre sembrato un errore strategico, ecco. Sono un'ora che sto cercando di dire un concetto semplicissimo, perché sono palesemente fuori dal mio ambiente. Il problema delle rinnovabili, scrive Pines DJ, è che attualmente sono usate male. Non hanno senso le distese di pannelli. La produzione deve essere di ogni privato, che così si renderebbe indipendente. Il resto è fuffa. In realtà questo si sta molto facendo in Italia, no? Tutti gli incentivi per ristrutturare il 110%, che sembrano incomprensibili, in realtà hanno un senso così. Cioè, ti isoli la casa in modo da non disperdere l'energia. Ti produci da solo l'energia che consumi. E ovviamente così migliori un po' la situazione, però i grandi consumi industriali, quelli non è che li puoi gestire così, no? Tanto più che ci sono paesi che questa cosa la possono fare, perché magari hanno industrie di un certo tipo, un'economia di un certo tipo, però industrie principalmente manifatturiere come quelle in Cina non possono, non è proprio impensabile fare questa cosa qua. È come il discorso dell'Ilva, la chiudiamo l'Ilva, la possiamo anche chiudere, magari è anche giusto, però rimane la questione del fatto che l'acciaio si produce così e in questo momento è molto inquinante il processo. L'acciaio ci serve per fare un sacco di cose, quindi per dire, adesso è una stupidaggine quella che sto per dicendo, che sto per dire, però per comprendere il concetto, meglio tenerla così che utilizza immagino combustibili fossili inquinando il mondo e facendo un casino a Taranto, o sarebbe meglio costruire una centrale nucleare e provare a utilizzare quell'energia per riconvertire l'Ilva e renderla più green? Per dire, perché non è che la puoi gestire con i pannelli solari in questo momento l'Ilva, no? Ora io non lo so se questo è possibile, magari uno di voi è super esperto e arriva e mi dice un alto forno non può che funzionare col carbone, e io dico vabbè, allora ok. Però è un po' l'approccio, no? Diciamo che quando fai le cose non puoi avere un approccio totalmente pulito. Non pulito e sbagliato. Non puoi avere un approccio totalmente idealista. Quindi a un certo punto le cose le devi anche poter fare. Quindi, boh. Cioè, l'ingegneria dei green power system sta diventando come la medicina. Tutti pensano di saperne qualcosa e va a finire che non facciamo né nucleare né alternative. Ma guarda, il discorso, il cactus, il discorso che noi possiamo fare è ovviamente da un punto di vista profano. Cioè, ovviamente nessuno di noi, o magari qualcuno di noi c'è, dice, oddio, questo, che ne so. Adesso qualcuno vedo che mi state scrivendo acciaieria a idrogeno in Austria. Io non ho idea se un'acciaieria può funzionare a idrogeno, non lo so. Il discorso che noi possiamo fare è da profani, perché in realtà una delle cose che conta è spesso l'opinione pubblica sui grandi temi, no? Noi siamo indietro con il nucleare, siamo stati indietro con il nucleare in Italia per tanti anni, appunto perché si è creato questo panico per il nucleare e quindi le cose non si sono volute fare in Italia. Cioè si è iniziato a farle, si è detto no, smantelliamo tutto, sbaracchiamo tutto, arrivederci. Quindi un po' il discorso è quello. Poi in realtà l'attuazione dei progetti di certo non la fa Alessandro Masala, non ci mancherebbe altro, no? Però ecco, per chiudere la domanda, sono un'ora che parlo di questa cosa, non vedo un problema per l'assenza del nucleare nel Next Generation EU, ma questo non toglie che i paesi tranquillamente potrebbero dire continuiamo anche a costruire qualche centrale nucleare perché ci serve. Credo che questa cosa stia succedendo, credo che succeda in Cina, credo che succeda in vari luoghi del mondo, si costruiscono centrali nucleari, quindi non è che non si costruiscano più. Mmm.
Oh no, non parlate di alto forno in chat, vi imploro ragazzi, cioè, non ne so niente, non so di cosa parlate. Sempre il solito, chiedere al popolo, scrive tostapane dimensionale, che non ha conoscenze in materia su come funziona il nucleare o centrali, eppure vai di referendum. Questo è uno dei grandi problemi, i referendum dovrebbero essere attorno a questioni più sociali, non a questioni tecniche, quello io l'ho sempre detto. No, è sbagliato, è semplicemente sbagliato chiedere a me, perché è lo stesso discorso, è come se... boh, un medico arriva da me e mi dice: senta, ma secondo lei taglio qua? Ma io non ho la minima idea, ma io non lo so. Però se, improvvisamente poi quando si invece questa cosa invece che chiederla a me la si chiede a 1 miliardo di persone, 1 miliardo no, però a milioni di persone, allora it's great. No, è sbagliato. È sbagliato ed è contrario alla democrazia rappresentativa, per cui tu scegli delle persone che sono coadiuvate da altre persone esperte che prendono queste decisioni. That's it. E infatti in Italia un ritorno dell'opinione pubblica non permetterebbe. In Italia, chi l'ha scritto? Spazzinski. Non permetterebbe un ritorno del nucleare all'opinione pubblica. È verissimo questa cosa. Penso che non verrebbe fatto. Non si farebbe. Cioè. Campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa cosa qua sarebbero così lunghe, così devastanti e così vi si opporrebbero così tanti partiti che non so neanche se ha senso a questo punto. Purtroppo, come esseri umani siamo un po' così, siamo un po' irragionevoli e irrazionali e quindi ci sta che certe cose non si facciano, magari perché, boh, perché la gente è spaventata. Mentre in altri casi le cose le devi fare per forza. Oddio, allora, per dire, i vaccini, a un certo punto, cioè, i vaccini vanno fatti, no? Sembra che non sia necessario imporre l'obbligatorietà, perché la gente sta andando a vaccinarsi in buona sostanza, ma se improvvisamente tutti per qualche ragione decidessero di non vaccinarsi, non è che si può fare col referendum, no? A una certa la gente la devi obbligare. Purtroppo è così, la libertà totale non esiste. Quindi, però, finché ci sono alternative, vengono presentate come tali, e quindi, guarda, forse riusciamo a farlo con il fotovoltaico, con quello che vi con l'idrogeno, quello che vi pare, è plausibile che le persone dicano no, ecco. No, 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 ragazzi, non è una caratteristica tutta italiana. No, 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 no. No, Giuseppe, mi dispiace, siamo esseri umani, gli esseri umani funzionano così dappertutto. Siamo esseri totalmente irrazionali. Ogni tanto abbiamo dei barlumi di razionalità, ma siamo governati dalle nostre paure, i nostri istinti. Assolutamente, assolutamente non siamo. Non è una roba italiana. Siamo tutti totalmente irrazionali. Non totalmente, però. In buona parte irrazionali. E quindi qua siamo tutti. Ah, io sono una persona cinica. Sto attento. No, sono una persona molto razionale. E poi nel momento in cui ti spaventi, ti fai la cacca addosso. Allora non sei più razionale. E torni al tuo lato ancestrale di animale che stava sugli alberi. Cambiamo domanda. Chiedetemi cose che so, però. Tipo. Oh, Pizza Guy. Oh. No, Zero Pizza Guy. Zero. Non ho una vera domanda, solo un po' di supporto, visto che adoro approfondire e rimanere aggiornata con i tuoi video. Cin cin col mirto. Grazie mille. Grazie del cin cin col mirto. Non ho niente con cui fare. Con cui brindare. Ho un bicchiere dentro al quale c'era del vino prima, ma adesso non c'è più niente. Quindi è andata così. Quindi grazie mille, no, lo apprezzo molto. Laura 28098. Perché non si riforma la giustizia? Fa scomodo alle lobby? Oh no, perché mi fate domande difficilissime? Facendolo, potremmo ridurre il potere della corruzione. Pot facendolo potremmo ridurre il potere della corruzione delle mafie. Te lo chiedo da calabrese. Ok, perché non si riforma la giustizia? Perché è complicato. Perché è complicato. Penso che sia. La questione è un po' lì. Perché è complicato? Servono. No, non c'è una ragione unica in realtà. Servono. È perché è complicato.
servono un sacco di soldi. Per una questione di lobby, però ci entriamo meglio perché detto così sembra una roba da complottisti. È per una serie di ragioni altre che possiamo ignorare. Direi questo. Uno, è complicato perché la riforma della giustizia, lo dicevamo anche nell'altra live, in merito a un'altra domanda, è molto politica. Il funzionamento della giustizia, questo non so se effettivamente in Italia o anche all'estero, è super, super politico. Perché l'Italia, lo sapete, ha una forte divisione tra partiti giustizialisti e partiti garantisti, che tutti ovviamente si dicono garantisti, però non è così. C'è una cultura della giustizia particolarissima in Italia, lo sapete, per come proprio il rapporto che i cittadini hanno con la macchina, con l'apparato. C'è ovviamente un discorso di conflittualità. No, no, anzi, non la definirei conflittualità, la definirei, no, però non la voglio definire connivenza, di vicinanza tra alcune interpretazioni, alcuni movimenti all'interno della magistratura e alcune parti politiche, e altri movimenti della magistratura e altre parti politiche. E c'è un discorso di complessità generale, nel senso, la macchina dello Stato è complicata. Cioè, è sempre la macchina dello Stato, è un pezzo dello Stato, è complicata. E c'è anche un discorso di resistenza culturale degli italiani, secondo me, che ogni volta che effettivamente si affaccia una riforma di qualche tipo, tendono a osteggiarla molto, moltissimo. Il punto è questo. Pensate alla riforma spazzacorrotti, no? La riforma voluta dall'ex ministro Bonafede, molto criticata perché Bonafede è l'espressione del Movimento 5 Stelle, considerato tra tutti uno dei partiti più giustizialisti che c'è. Meno garantisti che c'è. Ovviamente loro dicono di no, però ecco un po' l'idea è un po' questa. La spazzacorrotti è stata iper mega criticata. Iper mega criticata. Ora, io non dico se è giusta o sbagliata, non, per carità, non entriamo nuovamente nell'argomento. Ma è stata veramente molto criticata, come se fosse un cambiamento radicale del funzionamento della macchina. E non è esattamente così. Sto parlando ovviamente del pezzo sull'abolizione della prescrizione dopo la condanna in primo grado, no? Non è stata una riforma. È stata una riforma di un certo peso, non, cioè, ovviamente, che avrà probabilmente aspetti positivi e negativi. Immagino che lo vedremo. Dovremmo già iniziare a vederlo in realtà nei prossimi anni. Però non è una riforma gigante, una rivoluzione del sistema, eppure è stata osteggiatissima e molto molto discussa. In passato, ogni volta che si è parlato di modificare il sistema, simili obiezioni sono arrivate, dipendentemente ovviamente dai partiti di riferimento. Quindi se tocchi una cosa, tutti ti accusano: ah, ma tu vuoi il fine pena mai? E quindi ti accusano quelli di sinistra o quegli altri. No, comunque, è sempre il solito discorso. E io non so bene perché esiste questo tipo di resistenza, perché poi di fatto tutti gli italiani sono al contempo concordi sul fatto che la giustizia italiana non funzioni. Il problema, sai, allora, sto facendo un casino. Il problema è che non c'è un problema. Non c'è il problema. Ci sono vari problemi. E questi vari problemi devono essere aggrediti tutti assieme. Ad esempio, io potrei dirti: va bene, mi piace la spazzacorrotti, no? Perché non voglio che le cose vadano in prescrizione, perché in Italia c'era sto problema qua, no? Io inizio un procedimento,
E c'è tutto l'interesse a tirarlo per le lunghe perché i tempi della giustizia in Italia sono lunghissimi e quindi, se io sono l'avvocato, ovviamente ho interesse a cercare di far prescrivere il reato invece che far assolvere il mio cliente. Quello lì è un problema. Io posso dirti, vabbè, facciamo la strozza corrotti a questo problema, adesso non c'è più perché non puoi andare in prescrizione. Il problema però non è risolto. Hai messo un cerotto nel problema. Il problema è la lunghezza dei processi. Perché ovviamente non è neanche pensabile che dopo 30 anni non si arrivi a una sentenza certa, no? Non è che si può rimanere 30 anni con un processo aperto. Qual è il problema? Il problema è che i processi sono troppo lunghi. Forse li abbiamo appena allungati, perché adesso non vanno più in prescrizione, quindi ce ne sono ancora di più. Come lo risolviamo questo problema? Lo possiamo risolvere mettendo più soldi nella giustizia e quindi assumendo più personale. Bisogna formarlo. Ed emergono tutta una serie di sottoproblemi. Ma non basta. Tu puoi buttare tantissimi soldi nella pubblica amministrazione, perché i tribunali sono pubblica amministrazione, cioè non è che non giriamoci tanto attorno, non sono dei supereroi. Quindi c'è un altro problema, c'è un problema di efficienza, perché lo vediamo, no? Noi abbiamo dei soldi, spesso li buttiamo nelle amministrazioni pubbliche e questi si perdono, perché se hai una rete idrica con tanti buchi, l'acqua si perde. Paradossalmente si è stimato da poco che la rete idrica italiana perde il 50% dell'acqua a causa di malfunzionamenti. Quindi devi sistemare la rete idrica. Come lo sistemi quindi devi avviare un processo di efficientamento. Come lo avvii il processo di efficientamento? Ovviamente ci sono delle resistenze all'interno del sistema, perché sì. Questo sistema ha un sacco di forza politica, per cui come risolviamo il problema della politica? Dobbiamo avere dei governi stabili che possano seguire queste riforme a lungo tempo, ma i nostri governi non sono stabili perché durano pochissimo e poi quelli dopo tendono a sfasciare ciò, no? A intervenire nuovamente per farsi belli agli occhi dei propri elettori che magari sono di segno opposto. Sono una serie di problemi che si legano tutti e io ho l'impressione, per rispondere quindi alla tua domanda, scusate se ci ho messo molto, però è un discorso veramente difficile da aggredire, è un discorso così complesso e così multisfaccettato che mi sembra poi ci porti al problema della politica passeggera, no? Il fatto che non esistano situazioni in cui un partito riesca a governare esprimendo una forte linea per tot tempo, no? Per tot tempo. Perché ovviamente c'è tutto il discorso che devi sempre inseguire l'elettorato, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, in Italia, molto spesso, i governi hanno una brevissima finestra di tempo per fare delle cose, veramente breve, che può essere di 6 mesi, di un anno e mezzo, no? Più vanno avanti, più tendono a esaurire questo slancio, la cosiddetta luna di miele, ma non è soltanto quello, no? Questo slancio di azione, nel senso del partito di azione. Perché poi di fatto emergono le elezioni locali ed emergono i mal di pancia interni, bisogna iniziare a accontentare i partiti più piccoli, e il governo traballa, cioè iniziano ad esserci tutte queste dinamiche, no? Lo stesso governo Draghi avrà un brevissimo tempo di intervento, tant'è vero che l'altra volta quando mi è stato chiesto il governo Draghi interverrà sulla giustizia, io ho detto no, perché il governo Draghi ha un orizzonte temporale così breve che secondo me non è in grado di intervenire efficacemente sulla giustizia. Scusate se vi sto dicendo. Sono pallosissimo. Davigo consiglia di depenalizzare. In un suo libro scrive che i giudici, dice Laura, hanno centinaia di processi di cui occuparsi. Ma è verissimo anche quello. Il punto è che, vedi, come noi iniziamo a discuterne adesso, io ti dico, Davigo. E uno arriva subito e mi dice: "Oh no, ma Davigo è un giustizialista." Ok, che può anche essere vero. Perché dal suo punto di vista. Ok. Perché dal suo punto di vista, no, vede le cose non da un punto di vista politico, ma da un punto di vista più tecnico.
Quindi è un discorso, cioè secondo me sono discorsi che dovrebbero essere fatti assieme. Di fatto, sapete come dovrebbe funzionare questa cosa? Dovrebbe arrivare un partito, questa è una novità, dovrebbe arrivare un partito, presentarsi con un programma che abbia quella roba lì al centro, tipo riformiamo la giustizia, dovrebbe trovare appoggio nella popolazione, che è super difficile, quindi torniamo nuovamente al problema precedente. Gli italiani tendono molto a lamentarsi di questa cosa qui, ma non essere molto concordi su come il problema debba essere aggredito. Vincere le elezioni su quello e rimanere al potere abbastanza a lungo da poter fare questa cosa senza cadere. È molto complicato. È molto complicato. Per caso hai visto il video di Gio Pizzi riguardo le carceri? Sì, li ho visti entrambi. Ma ad esempio anche Gio Pizzi ne ha parlato, no? Delle questioni. Gio Pizzi ha portato molta attenzione su, diciamo, l'aspetto un po' più sociale, no? Di come le carceri di come le persone si rapportano alle carceri, alla vita carceraria, no? Ma che ne sono? Ma la gente non... Vabbè. Che è, diciamo che non è esattamente lo stesso discorso, però ci sono dei punti di contatto, no? Proprio su come in Italia ci si approccia a certe questioni. Andiamo avanti. Prossima domanda. Candy Shadow. Oggi ho bruciato qualcosa. Ce la facciamo così col tipo che batte. Vabbè. Oggi ho bruciato qualcosa come 150.000 euro di net worth. Quindi ti offro qualcosa. Così. Perché è sempre meglio festeggiare. Perché c'è stato il crollo dei Bitcoin. Vero? Che stai parlando di quello. I Bitcoin che sono crollati. Ce l'ho qua. Dove ce l'ho? Dai. A quanto sono in questo momento i Bitcoin? A 41.000. C'è stato un crollo verticale. Non è stato verticale, dai, esageriamo. Però c'è stato un crollo importante. Mi dispiace. Come tu mi insegni sempre, torneranno su, no? Non possono che salire Bitcoin, quindi... Giusto? È quello che dici sempre. Quindi torneranno su. Bene. Cioè, in realtà mi dispiace. Hai perso 150.000 euro. Però torneranno. Festeggiamo. Bene. Beh, sono crollati, non sono crollati a 50, erano, a quanto erano? A 53.000 e hanno avuto questa discesa un po' così. Dipende da come guardi la scala, certamente. Tra l'altro io ho qualcosina, qualche io ho ce l'ho, anche se sono molto critico, credo che i Bitcoin andrebbero tolti. Cioè io sulle criptovalute non ho... Ho un'opinione che diventa progressivamente più negativa. Di settimana in settimana la mia opinione su Bitcoin peggiora. Però ho qualcosa di ridicolo, giusto per ridere. Però è sbagliato, cioè sono un ipocrita, perché in realtà contribuisco a un sistema che non mi piace. Perché non sono molto green, Rapateia, esattamente per quello. Perché non sono molto green. Perché c'è tutto il discorso del mining che non mi piace. Quindi... So che non voglio entrare in discorso, non voglio mettermi a litigare con Candy Shadow e altri che invece sono molto... Molto in soprattutto perché Candy Shadow viene qui, mi offre da bere e invece io gli dico... Ti sbagli, amico, però... Però non... non... No. Beh, ma il mining di Bitcoin sta per finire. In un paio d'anni, giusto? In un paio d'anni. Ma in realtà... Non voglio litigare, però... So che è un argomento molto caldo per alcuni, però... Non ne capisco il senso. Non capisco il senso dei Bitcoin. Cioè, sono... Non ne capisco il senso. Cioè, lo capisco, ma non... Dall'altra parte no.
non mi sembra che abbiano un senso di esistere, sinceramente. È un gioco, è un giochino. È un giochino su cui puoi fare dei soldi. È uno strumento di speculazione. Però non sono di quelli che la ritiene una vera moneta. Non la ritengo essere una vera moneta. Quindi, boh, non lo so. Non... Mercato decentralizzato, i tuoi soldi sono tuoi senza passare da un intermediario. Ragazzi, qui lo capisco. Allora, io capisco la filosofia del Bitcoin, la capisco. L'ho approfondito molto quando ne abbiamo parlato. È affascinante l'idea. È interessante che questa cosa stia succedendo, perché è quasi un caso che stia succedendo. Perché non necessariamente deve andare così. Sta andando così, ma non necessariamente deve andare così. Però non la vedo come una realtà solida. Non riesco ad immaginare noi che tra 50 anni parliamo di Bitcoin. Ecco, non... No. Non è come l'oro. Non è... Cioè, è come l'oro, ma non è come l'oro. Non lo so. È uno strumento di speculazione. Volete speculare, volete farci soldi, va bene, ci sta. State comprando e vendendo una qualsiasi cosa che ha valore finché le persone decidono che ha valore. Però non mi piace. Bitcoin non è una currency, come dice Boldrini, perché Boldrini affronta la questione da un punto di vista, no, da economista, e quindi l'ho sentito parlarne, quindi ricorda come alcuni aspetti della moneta non sono rispecchiabili nel Bitcoin, no? Il fatto che abbia queste fluttuazioni, quindi non lo puoi far usare per fare di conto, non lo puoi usare, sì, volendo, è complicato, non puoi usarlo per... non puoi usarlo per come life saving, perché non lo sai come finisce, quindi non lo so. Ah, il banner donazioni chiudiamo? Sì, direi di sì, perché sì, dai, grazie Sandro, apprezzo. Quindi non voglio litigare sui Bitcoin, però ecco, personalmente io non ho tutte queste simpatie nei confronti delle criptovalute. So che è un po' antipersonaggio. Perché dovrei dire le cose digitali, evviva la rivoluzione digitale. Però non mi piacciono. Potete fare donazioni in Bitcoin. Donatemi un Bitcoin, ognuno di voi. Dai, vado un po' più veloce. Osharen, immagino. Saluti e grazie per il video di Grillo. L'avevo presa tanto sul personale. Ho subito cose e non mi hanno creduto per tanto tempo. Poi mi sono detta di essere una merda. Perché era un padre e avrei dovuto capirlo. Poi ho sentito te e ho razionalizzato. Mi dispiace che tu abbia subito cose brutte, mi dispiace tanto. Ed è normale che tu l'abbia presa sul personale, no? È un po' quella la questione, che certi argomenti vanno trattati con una certa delicatezza proprio perché sono così. Io addirittura ho messo il trigger warning nel video, senza chiamarlo trigger warning perché mi sentivo ridicolo, però un po' l'ho messo perché pensavo che fosse il caso. Di metterlo, anche se poi vabbè, però non lo so, sono questioni delicate. Guardate, il punto è un po' questo. Io l'ho vista un po' così, per dire un'ultima cosa che magari non ho detto nel video. Ci sta esprimere solidarietà a qualcuno, cioè se Grillo fosse un mio amico, ok? E io fossi così sicuro della, non lo so, dell'innocenza, poi in realtà la gente è ipocrita, quindi vabbè.
se gli vuoi fare le condoglianze, le esprimi di solidarietà privatamente, lo puoi fare. Digli, guarda, ti sono vicino, con il tuo dolore. Cioè, è una cosa diversa esprimergli quel tipo di solidarietà. So che stai passando un momento difficile, perché io non ho dubbi sul fatto che Grillo stia passando un momento difficile. Non ho dubbi sul fatto che magari si chiederà le attenzioni che sta la stampa, perché lui ce l'ha con la stampa, no? Stanno dando a mio figlio. Sarebbero stati uguali se io non fossi stato un comico, non avessi fondato il Movimento 5 Stelle, che in realtà poi è la cosa, no? Io sono sicuro che quel tipo di ragionamento c'è. È ovvio, si innesca, ti colpevolizzi di qualcosa da padre. Cioè, quella roba lì è comprensibile. Non è comprensibile tutto il resto, ovviamente. Tutto il resto, nel video che ho fatto, è molto più chiaro, ecco. Quindi, secondo me, alcune uscite politiche... Perché un politico che dice una cosa pubblicamente è una cosa politica. La vicinanza, ecco, personale, la puoi esprimere anche privatamente. No, non tipo mi dispiace che tuo figlio forse sia... No, non così. Però tipo la vicinanza ad esempio al dolore della famiglia, quello è comprensibile. Perché di fatto il punto è un po' questo. Se tuo figlio scherza così tanto, a parte che tu hai comunque una responsabilità come genitore, che però è valutabile sia a un certo punto, nel senso, certo, tuo figlio avrà avuto dei modelli. Parte di quei modelli sei tu come genitore, però tu non hai ovviamente il controllo totale, perché ci sono tanti figli che crescono storti anche in famiglie ok e viceversa, quindi ok, però un po' hai questa responsabilità e soprattutto sicuramente un po' ti senti in generale cioè è una roba che comunque ti devasta, no? Vedere tuo figlio che non credo che sia una questione che ti lascia perfettamente lucido, è tuo figlio che abbia fatto una cosa buona, cattiva, giusta, sbagliata, cioè lo vediamo sempre, no? Ah, quello lì, mio figlio ha sparato a quello, ma è un bravo ragazzo. No, non dire questa cosa, perché non lo è, però sicuramente un pezzo di te magari lo pensa davvero, no? Un pezzo di te genitore. Però ecco, comunque questa non può essere una giustificante per utilizzare così male il proprio potere. Io non l'avrei mai fatto, ne sono sicuro. È proprio una cosa sbagliata, quindi anche chiunque l'avrebbe fatto, no, non credo. Non credo. La vittima di violenza scrive School Kid Link. Vedere il video di Grillo mi ha fatto rivivere tutto. Non ho la minima pietas per anche solo la minima giustificazione. Anzi, proprio da padre dovrebbe rendersi conto di come il silenzio sia meglio di quelle parole. Sì. Sì, penso di sì. Penso che sia così. Se mio figlio si fosse beccato un'accusa di questo tipo, scrive Genors, sarei stato il primo ad incazzarmi con lui. Ma sicuramente io non ho dubbi sul fatto che lui sia molto arrabbiato col figlio. Indubbiamente, sarà arrabbiatissimo. Però credo che si sviluppino una serie di meccanismi interni per cui tendi comunque un po' a proteggerlo, a difenderlo, a sminuire. Poi dipende anche da come sei, eh. Cioè, rendiamoci anche conto che non tutti sono allo stesso livello di comprensione di cosa significhi, perché Grillo che dice ma dopo 8 giorni non è più è strano, lui quella cosa probabilmente la pensa, milioni di italiani la pensano, ho visto mille commenti che dicevano è tutto per soldi, guarda vuole i soldi di Grillo, perché poi ovviamente sempre lì si va a parare, no? I soldi. Non c'è proprio la minima comprensione delle meccaniche empatiche, a meno che le cose non succedano a te o alle persone vicine a te, è sempre tutto soldi. Però ecco, ricordiamoci anche questa cosa qua, che non tutti sono allo stesso livello di... Come io non ero a quel livello, a questo livello in cui sono adesso, 10 anni fa. No, non ero qui. Cioè, ci è voluto del tempo, 15 anni fa, 20 anni fa, ci è voluto del tempo per capire certe questioni che magari non comprendi. Io credo di sapere molte più cose in merito a certi argomenti che fisiologicamente, perché sono maschio bianco o chi blu, perché non, alcune cose non mi sono successe, perché ho adesso una maturità diversa, per un sacco di ragioni
prima erano più lontani e quindi un pochino più difficili da comprendere, ecco. Quando abbiamo finito il video, la mattina dopo, soprattutto io e Chiara, che è una che è diciamo l'altra autrice di Breaking Italy, oltre a me, ci chiediamo sempre: com'è andata la puntata? Ti è piaciuta? Cosa potevamo fare di meglio? Io la stimolo anche a criticare la puntata, a dirle cosa era brutto. E lì ne stavamo parlando. Com'era questa puntata? Come dirvelo? Una delle critiche che io ho dato alla mia puntata, a questa puntata di Breaking Italy. Non è magari non essere riuscito a bucare empaticamente le persone che sono più distanti da questo argomento. Perché raggiungere una persona che è stata vittima di violenza, raggiungere magari una donna, che statisticamente le donne sono ovviamente molto più esposte a un certo tipo di evento traumatico, no? Non giriamoci attorno. Certo, succede anche agli uomini. Certo, quando succede agli uomini, spesso gli uomini vengono totalmente derisi e non... Ah, te non può succedere. Esiste quella roba lì ed è un altro problema. Però principalmente è una questione che cade alle donne, no? Per questioni di dinamiche di potere, bla bla bla. Sociali, mille cose. Raggiungere magari un uomo che non ha quel tipo di educazione in merito e magari fatica di più a entrare con la sua testa in una situazione in cui è difficile che lui sia più difficile che lui si ritrovi. Quello era mi sarebbe piaciuto potesse essere l'obiettivo del video e non so se l'ho raggiunto completamente. Non lo so. Peraltro mi fanno notare che prima ho detto maschio bianco, cookie blu, che l'ho detto seriamente, è una battuta, no? È come dire maschio cisgender. È un inside joke che però probabilmente non tutti voi che state ascoltando avete capito. ecco appunto, è una citazione voluta, sì, è una citazione voluta, l'avevo beccata in giro per internet e adesso è mia. Ho deciso che è una mia battuta quella. L'ho rubata e adesso è mia. È come dire maschio bianco, etero cis, quella roba là. Grazie della donazione, Bo. Non c'è scritto niente. Pinez DJ. Stavolta nessuna domanda, solo un ringraziamento. Questa live del venerdì mi regala sempre una discussione interessante, a cui adoro partecipare. In questo periodo è oro. Grazie mille, io lo apprezzo molto. E dopo che registro le live mi fanno schifo e dico: ho detto solo stupidaggini per un'ora. Quindi apprezzo questo. apprezzo molto questo tuo contributo. E non sai quanto, lo apprezzo un sacco. Lo apprezzo moltissimo. Vedo che c'è un... Ok, state blastando tutti in chat. Quindi... Ok. Hoimatol. Credo che si pronunci così e non so se sei tu, Hoimatol. Ho imparato chi sei dopo tempo. Ciao Shai, sfortunatamente oggi mi hanno bannato, volevo salutarti. Grazie. Non so se sei tu. Non lo so se sei tu. Non so. Chat, aiutatemi. È lui? Boh, non lo so. C'è scritto così Comunque, ti saluto. Un abbraccio. No, non ho idea di cosa stia succedendo. So che ti hanno bannato, perché me l'hanno detto un minuto fa. No, un minuto prima che iniziassi la live. Sì, da questa cosa, però non so niente. Mi informerò. Però ora è bannato. Mi dispiace. Seriamente, non so perché lo sto dicendo così, perché non mostro alcuna empatia dicendo così, dicendolo così seriamente. Però seriamente, mi dispiace. Dipendentemente da quello che hai fatto, se hai scazzato, allora non mi dispiace. Cioè, mi dispiace però meno. Non ti mostro solidarietà pubblicamente, poi ti mando il messaggio di nascosto. Hanno bannato anche Fedez. Cosa avete combinato, giovani? Perché? Cosa... È così facile essere bannati da Twitch? What is happening? What is life? Homiatol, ok, grazie mille. Ermen. Sono le 20, ho un'ultima domanda a cui rispondere e poi volo a casa.
Andrei. Ciao Shai, come va? Apprezzo davvero il lavoro che fai e grazie di venire a trovarci quasi tutte le sere. Domanda, che ne pensi del giornale The Epoch Times? È affidabile? È Epoch Times Italia su YouTube? Grazie in anticipo e buona serata. Io non conosco questa pubblicazione. E giornali un po' ne conosco, però questo non lo conosco. Quindi non so veramente cosa dirti. Cioè, non lo so. Non ne ho la minima idea. Quindi non so dirti se è affidabile, perché non... Anche perché è affidabile o non è affidabile è una cosa che ci vuole tempo per capire quando un giornale è affidabile e in che modo è affidabile. Perché i giornali sono affidabili in modi diversi, per cose diverse. Ci sono giornali che sono in generale molto precisi, no? Il Post è uno dei giornali più precisi d'Italia, secondo me. Non che non sbaglino mai, alle volte a noi capita di trovare degli errori su cose che hanno scritto. È molto raro, però, è molto raro. E quindi sono molto precisi. Altri sono molto bravi in un certo tipo di cosa. Ad esempio, il Foglio, lo dico spesso, il Foglio quando parla di politica interna sono molto precisi in quello, sono molto bravi in quello. Ovviamente con i loro bias, ma anche il Post ha i suoi bias, per carità. Poi, che dirti, gli approfondimenti di Repubblica spesso sono molto interessanti, anche se poi Repubblica, invece, giornale, o il Corriere, giornale, soprattutto quello online, è spesso fatto un po' coi piedi inizialmente, no? Perché hanno questa cosa di fare le notizie, lanciarle e poi aggiornarle nel frattempo e correggere in corso d'opera. Ovviamente perché loro devono stare dietro. Però, ad esempio, gli approfondimenti spesso sono interessanti. Quindi, su alcuni giornali vanno un po' presi, no? Poi, ovviamente, il lettore medio, prima di fare Breaking Italy, legge un giornale, punto e basta, e non sa niente di tutto quello che c'è dietro. Quindi mi ricordo di aver visto una pubblicità di questo giornale, mi ha dato un po' l'impressione che fosse un figlio di roba come Prager University, ma meglio nascosta. Ecco, ad esempio, Prager University è diventata un delirio. No, Prager University è iniziata come un canale YouTube conservatore, però vagamente, cioè alle volte c'erano delle cose interessanti. Poi piano piano, con il peggiorare della destra americana, che è diventata sempre più destra, sempre più estrema, perché è molto a destra il Partito Repubblicano in questo momento, molto molto, è un po' peggiorato, ecco, è un po' peggiorato. Però ecco, dipende, ecco, però ecco, questo Epoch Times non l'ho mai sentito. Ciao Shai, oggi sono arrivate le magliette di EIA che ho ordinato domenica, davvero belle, grazie mille Faber Kadeirn. Grazie mille, sono contento che ti piacciono, grazie. C'è un sacco di impegno dietro, non avete idea. Tra un po', non vedo l'ora, stiamo facendo preparare, questo vi dico questa cosa e poi me ne vado, proprio così la sapete voi e basta. Stiamo facendo preparare il primo video spot per EIA. Io ho un sacco di aspettative, spero che venga bello, cioè ci ho messo davvero molto emotivamente, non vedo l'ora sinceramente, perché farà parte poi di una campagna che dovrebbe portare a far conoscere queste cose a molte più persone fuori dal mio inner circle che siete voi, quindi non vedo l'ora, cioè sono... AI è proprio un progetto che a me ha appassionato, io non ne parlo quasi mai perché poi non c'entra niente in Breaking Italy, però è un progetto che mi appassiona un sacco e non vedo l'ora di fare questa cosa qua. Magari tra un mesetto la vediamo assieme. Quindi sì. Dai, scappo ragazzi. Me ne vado, sperando che non piova più, che sono in moto. Quindi fate i bravi. Non ho niente da dirvi. Grazie per la compagnia, grazie per tutti gli iscritti qui su Twitch. Grazie a tutti i super iscritti sul club. Dai, è andata un'altra settimana. Arriva il weekend, fate i bravi, buon weekend. Buona zona gialla a tutti, ragazzi, perché soltanto noi sardi rimaniamo in zona rossa, praticamente, mi è sembrato di capire.
E vabbè, pazienza. Cioè, io, tanto per me è uguale. Anche quando c'era la zona bianca era la stessa cosa. Però buona zona gialla. Mi raccomando, buoni sprizzettini. E ci vediamo lunedì.